Mauro Piantini, il terzo giorno di prove ha visto ancora una volta l'assenza di Stefano Chierici, hai dovuto provare anche l'elmo per correre eventualmente, ti stai preparando a farti trovare pronto? Sì, sicuramente il quartiere mi ha chiesto di provare con l'elmo, la giostra, senza... Cioè, per ora nessuno mi ha comunicato niente, però mi hanno chiesto di farmi trovare pronto nel caso di necessità, se Stefano dovrebbe avere ancora dei problemi. Parlavamo adesso col capitano, la decisione verrà presa domani, ma a questo punto manca soltanto un giorno di vere e proprie prove, perché poi rimane soltanto il venerdì con la prova facoltativa che corrisponde poi alla bollatura. Ma sì, purtroppo domani, siamo già giovedì, Stefano è anche un giocatore già esperto, magari con la sua esperienza, con i cavalli che ha, non è detto. Vediamo quello che decideranno, io faccio di tutto per farmi trovare pronto, poi vediamo anche, purtroppo i motivi di salute hanno impedito fino adesso a Stefano di poter fare l'errore. Sicuramente è una cosa comunque inaspettata, perché di arrivare a tirare veramente in giostra è una cosa che hai sempre sperato, ma arrivarci così è un po' una cosa imprevista. Sì, certo, ognuno spera di arrivare al giorno della giostra per i suoi meriti. Adesso davanti a me ho due campioni, come si può dire, quindi ho sempre cercato di essere pronto, se capiterà l'occasione penso di essere all'altezza dei miei compagni.